Quindi mancano solo pochi giorni e festeggeremo il Natale insieme, augurando a te e ai tuoi cari un periodo natalizio molto allegro, caldo e felice. Spero che tutta la fortuna arrivi a tutti, ma cosa prevede Foss per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Foss di oggi, martedì 22 dicembre 2020. Oroscopo Toro di oggi: grande giorno per voi che vi ritrovate favoriti dal doppio trigono del Sole e di Mercurio, che nel giorno del solstizio d'inverno passano in Capricorno, segno di terra compatibile col vostro. Gentilezza e affinità anche da parte della Luna e di Nettuno, nei panni di amici gentili e premurosi, ai quali siete legati da un affetto profondo. Non così disponibile l'altra coppia, la più importante oggi nel cielo. Giove, amichevole e pacifista, a braccetto con Saturno, severo e disfattista, allo zenith, saranno loro dunque a decidere per voi. Solo il pensiero libera, perciò saranno la cultura, l'informazione e la lettura il vostro tappeto volante verso la serenità. Tutto in lizza, amore e lavoro, giornata riflessiva, anche se al lavoro molti di voi ci sono ancora, impegnati a sbrigare le ultime faccende prima delle feste. Natale sottotono, questo il vostro pensiero, condiviso da molti, e oggi simboleggiato dallo strettissimo abbraccio tra Giove, portatore di saggezza e fortuna, e Saturno, che rende ugualmente saggi ma attraverso le prove. In serata i due parlottano a lungo con voi, illustrandovi gli obiettivi raggiunti, quelli raggiungibili ma anche quelli sui quali converrà mettere una croce sopra. In ogni caso lavoro, studio, ideali, ecco gli argomenti al vaglio, in un mix di serenità e inquietudine. Luce in fondo al tunnel, invece, grazie al Sole, che mano per mano con Mercurio passa il giogo del solstizio, regalandovi un trigono rassicurante. E lo stesso fa sua moglie, la Luna, che a braccetto con Nettuno vi accarezza con un sestile. Astrotarocco del giorno per Toro: Fante Denari, giovane Bruno che potrebbe essere un corteggiatore, o una persona interessata a voi due punti, probabilmente uno studente, un commerciante, un piccolo imprenditore, un domestico. Giovani collaboratori fidati, colleghi giovani che vi aiuteranno, giovani soci in affari fidati e onesti. Mercurio e Saturno vi renderanno la giornata a ostacoli due punti, sarà una corsa contro il tempo, e dovrete risolvere piccoli problemi. Fatevi aiutare da un'amicizia sincera punto, e se vi state chiedendo quando incontrerete la persona giusta per voi, sappiate che i nati di martedì tra le 18 e le 24 oggi potrebbero davvero avere l'incontro decisivo per la loro vita. Venere è splendente nel cielo di questi ultimi. Plutone, Saturno e Giove sembrano essersi schierati a vostro favore due punti, tuttavia potreste aver bisogno di tutta la vostra inventiva per tirare fuori il meglio di voi. Poche certezze vi potrebbero portare a creare problemi a chi vi sta intorno e vi vuole bene. Meglio tacere cercando di sopravvivere alle difficoltà. Urano vi concederà qualche spiraglio e qualche emozione due punti, sappiate farne tesoro per i momenti meno positivi. Buone possibilità per un ritorno di persone da lontano due punti, quando tutto sembrava essere perduto la speranza si riaccende improvvisamente. Non mostratevi subito disponibili e non cedete presto, anche se desiderate farlo. La Luna in buon aspetto esalta alcune vostre caratteristiche e tendenze positive due punti, abbiate cura di essere benevolenti con tutti e il resto verrà da sé. Ottime prospettive in serata per chi è innamorato. Chiarimenti in arrivo sia sul lavoro che in questioni di amore. Tuttavia non chiedete ai vostri interlocutori più di quanto realmente possono offrirvi, e soprattutto non pretendete e mostratevi disponibili a qualsiasi proposta. Buone notizie in arrivo per i nati di domenica e giovedì. Telefonate e messaggi per gli altri, alcuni dei quali da parte di persone che non immaginate possano nutrire ancora interessi nei vostri confronti. Amore ed Eros. Relazioni dolci e premurose, con gli amici più cari condividete una sensibilità profonda, attenta ai problemi del mondo ancor più che ai vostri personali. Insieme si discute di ideali, pace, verità, ecologia. Non così facili i rapporti familiari, soprattutto con la fascia più matura, progetti, musica, esperienze tutte divergenti fino a rivelarsi incompatibili. Ma almeno per le feste state buoni, saranno la vostra isola di pace in un anno così burrascoso.
Sentite la benefica azione di Plutone nel Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di maggio. L'affettività è vissuta intensamente, ma esternamente, con sobrietà, si accentua la possibilità di aumentare autorevolezza e forza persuasiva, sia pur con benevolenza, sulla persona amata. La programmazione di importanti progetti futuri come una convivenza, un matrimonio, la possibilità di mettere al mondo un figlio, è piuttosto vicina. Lavoro e denaro. Mutuo soccorso tra colleghi, anche a distanza lo staff lavora alla perfezione. Così invece con il capo che, con la tattica del guanto di ferro nascosto sotto a quello di velluto, vi tiene sotto torchio. Meno male che questa settimana sarà brevissima, e poi fino a dopo Capodanno, arrivederci. Sereno chi ha già preso le ferie e ora si destreggia tra albero di Natale e pacchetti regalo, tutta incombenze altrettanto impegnative di quelle aziendali, ma molto più piacevoli, e senza i supervisori che vi pungolano alle spalle, Babbo Natale queste cose non le fa. In questa giornata di solstizio meditate come vostre capacità di lavoro si perfezionano arrivando a diventare sempre più efficienti, sempre meglio gestite. Se siete nati in aprile, questa giornata non date peso a qualche pettegolezzo. La vostra serietà, la saldezza morale e la capacità di non farvi scalfire dalle chiacchiere, vi faranno buon gioco in futuro. Benessere. Un filo di mal di schiena risolto brillantemente grazie alla pomatina magica suggerita da un amico più o meno nella stessa barca. Per il resto, Covid incluso, vi sentite al sicuro, protetti da super mascherine e da una vita molto ritirata. Anche la prospettiva del vaccino vi fa sentire tranquilli, ma per un segno lungimirante come il vostro mai cantare vittoria prima del tempo. Staremo a vedere. Per lei? Rapporti agrodolci con la frangia più anziana della famiglia, mammina e suocera, due care e simpatiche signore, quando stanno con gli altri, davanti a voi, però, rivelano un'anima segreta, alquanto problematica. Per lui? Contenti di essere riusciti a svignarvela, magari prendendo ferie obbligate. In ogni caso avete fatto bene, ora nella casetta di montagna, o in un villaggio di mare vi sentite più tranquilli. La natura, che vi è amica, vi proteggerà colore delle emozioni. Violetto. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 7. Finanze. 7. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!